questo passo avrà una nuova luce. Oggi pomeriggio l'assessore del comune di Fano Barbara Brunori ha fatto visita ai ragazzi del liceo artistico Apolloni che stanno realizzando la nuova veste del collegamento tra il Lido e il centro storico. È un modo virtuoso per rafforzare il legame dei ragazzi con la città, è un modo di cui vado fiera perché coinvolgere loro significa il poterli portare col senso dell'abitare, un senso dell'abitare che deve diventare davvero di tutti, è un senso anche di essere responsabili dei luoghi oltre che protagonisti, restituire più spazio loro possibile per far sì che nessuno lo deturpi, anzi se ne prendi proprio cura. Il fatto di valorizzare un luogo di questo tipo che appunto era in uno stato, non versava in uno degli stati migliori, sicuramente è un rinnovamento ed è una rinascita in tutti i sensi, per il luogo, per i giovani che oggi, come vedete, sono essere tanti che si sono messi a disposizione, per cui sono contenta che la città gli abbia dato questa possibilità. Abbiamo dato a questa attività il nome di un terrain vague nella realtà urbana. Ci piaceva questa idea di spazio vuoto che potesse essere riqualificato proprio dall'azione dei ragazzi, dei giovani. E sono circa una trentina di giovani coinvolti, devo dire che c'è una grande partecipazione, un grande interesse. Questo per la scuola è molto importante perché veniamo da periodo, un anno e mezzo quasi, insomma, di scuola chiusa o a singhiozzo, quindi dove i ragazzi hanno perso l'opportunità di stare insieme, di lavorare, di collaborare insieme, di confrontarsi. Quindi questa veramente è una ripartenza importante, colorata in tutti i sensi, anche a livello simbolico. L'intervento è formato dall'installazione di due pareti di cartongesso. Su una delle due sezioni i ragazzi tratteggeranno a mano la poesia dialettale scritta per l'occasione dal noto artista fanese Elvio Grilli. Poter contribuire a un arricchimento culturale della città di Fano ha dato una solida base sulla quale creare e dare vita a disegni che potessero rappresentare la nostra città e potessero anche attirare l'attenzione dei turisti e di persone che comunque passano lì, essendo un luogo molto frequentato. Anche per forza abbiamo scelto un tema marino che si sposa molto bene con quello che è il luogo del Lido, dove da un lato ci saranno appunto questi soggetti a tema marino come le meduse, i pesci, e dall'altra parte invece nel muro davanti ci sarà una poesia che parla appunto del mare. Beh, per noi è un grande onore poter contribuire ad abbellire la nostra città, soprattutto considerando il fatto che noi siamo molto giovani, è davvero un onore. Siamo diverse classi del nostro istituto e abbiamo partecipato con tanto impegno e soprattutto per noi è veramente un'esperienza importante sia dal punto di vista del nostro percorso lavorativo anche per il nostro futuro sia dal punto di vista creativo anche appunto per contribuire all'arricchimento di Fano.